Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Today di Radio Barca Italia, siamo in diretta a Facebook, in diretta a YouTube, in diretta dappertutto, davvero ci potete seguire ovunque, benvenuti a questa nuova puntata sempre ricca di, di temi su, sul Barcellona, ma anche sulla Liga in generale, perché sta per iniziare, eh, manca un, mancano poche ore praticamente, una nuova interessantissima giornata di Liga ed è per questo che abbiamo con noi Roberto Bucci di Passione Liga. Buonasera Roberto. Ciao Giussi, buonasera a tutti. Allora Roberto, è una giornata molto interessante quella che sta per uh, iniziare in Liga, manca poco perché alla fine la prima partita è a luna domani, quindi alle 13 subito uh, Granada-Siviglia, poi uh, la giornata si concluderà uh, nella um, domenica sera alle 21 con Betis-Real Sociedad, di mezzo ci sono Real Madrid che ospita il, il Cadiz, il Barcellona che gioca col Getafe, una giornata ricca di, di appuntamenti e uh, il primo diciamo, commento, uh, la prima cosa che vorrei chiederti è una piccola analisi appunto di questa giornata che mh, vedremo della Liga. È una giornata molto interessante a partire dal sabato che vede impegnate le quattro pretendenti al titolo causa inizio della Champions League da martedì anticipano le big che giocheranno in Champions League quindi appunto come hai detto tu a luna si inizia con Granada-Sevilla che è già di per sé una bella sfida perché pure il Granada quest'anno è impegnato in Europa, in Europa League e infatti giovedì inizia il suo percorso in casa del PSV dove è subito una trasferta tosta e per questo sarà subito interessante vedere come affronterà eh, il Granada questa, questa nuova avventura visto che non è mai stato in Europa e come appunto impegnerà il Sevilla che anch'esso sarà poi impegnato in Champions League poi appunto ci sarà SELTA Atletico Madrid e altra partita da prendere con le pinze per l'Atletico perché i colcioneros devono riscattarsi dopo due partite a secco di gol, devono ritrovare la via del gol per, eh, per, non, per non lasciare andare poi avanti le pretendenze al titolo appunto perché comunque 5 punti in tre partite poteva fare molto meglio l'Atletico Madrid e ora ri e per il momento è a meno 5 dalla capolista Real Madrid, che sarà impegnato poi alle 6 e mezza contro il Cadiz, una sfida che torna in Liga dopo 14 anni, perché appunto il Cadiz era da 14 anni che non tornava nel massimo movimento spagnolo. E sulla carta ovviamente il Madrid è favorito, però il Cadiz è stata la sorpresa di questo inizio di stagione, ha fatto 7 punti, a meno 3 proprio dal Real Madrid, in trasferta la migliore squadra, Dopo il Real Madrid, appunto, quindi il Real deve, è favorito, ma deve stare molto attento, e poi, appunto, si chiuderà il sabato con Getafe Barcelona. Una, una sfida, un'altra sfida a prendere con le pinze, perché è vero che mancherà il pubblico, che è fondamentale per il Getafe, però è sempre una squadra ostica che si chiude molto aggressiva. E sarà un'altra prova di maturità per il Barça, che comunque vi, eh, fa punti da, al Collision Palace dal 2012, quindi un campo abbastanza dall'Isbano per il Bragola negli ultimi anni. Sì, ehm, la domenica invece abbiamo una partita eh, interessante che è Atletic Bilbao Levante Atletic Bilbao, che già abbiamo commentato nelle scorse puntate è partito male. Infatti, diciannovesima posizione, Bilbao che non stenta ad ingranare, nonostante comunque eh, qualche arrivo c'è stato, è arrivato Berenguer. Però una squadra che ha trattenuto comunque anche i, i top, cioè Mugnain, eh, Gnacchi Williams. È una squadra che si trova in una posizione decisamente molto bassa rispetto al suo valore. E serve una svolta e serve adesso, nonostante stiamo praticamente all'inizio. Però la situazione inizia a diventare brutta. Assolutamente. Questa sfida Atletico Levante è tra le due delusioni di questo inizio di stagione, possiamo dire. Perché penso che in pochi si potessero aspettare che entrambe fossero in fondo alla classifica dopo 4-5 giornate e quindi entrambe hanno tre punti penultima e terzultima, ultima e serve la, serve la vittoria come il pane perché è vero che siamo solo all'inizio in stagione però il campionato inizia a camminare le squadre davanti iniziano a fare pun fanno punti pure quindi per non rimanere poi invischiati in un vortice pericoloso e, e Diciamo che è una sfida già da dentro e fuori, ecco, anche se siamo solo a metà ottobre. poi e Sicuramente l'Atletic, come hai detto tu, ha, fatto solo, ha, ha acquistato solo Berenger, che comunque è un acquisto interessante. Al toro ha fatto bene e ha aggiunto questo giocatore insieme ad altri giocatori che dalla metà campo in su comunque sono di rilievo, come quali Mugnaini, anche Williams, Raul Garcia. Giocatori che fino comunque a due anni fa hanno fatto la differenza e poi nell'ultimo anno e mezzo invece sono, cala sono mancati. A parte la Lucasia che comunque ha fatto una condizione con lo scorso anno. Il Levante è la solita squadra che mh, ogni anno punta alla salvezza tranquilla, cioè non chiede di più, però continuando così rischia veramente di dover lottare fino all'ultimo giorno per la salvezza quest'anno, nonostante la squadra sia rimasta la stessa della scorsa stagione che ha fatto un buonissimo campionato arrivando a 50 punti se non ricordo male quindi davvero sarà interessante vedere con chi la spunterà tra le due Sì, un'altra partita interessante che ci fanno notare anche dai commenti Danilo Fallace che salutiamo è Villarreal-Valencia una bella partita ricca di tanti ex perché quest'anno c'è stato eh, il passaggio del, del capitano Pareco alla sponda del Subarino Amarillo è passato ehm, alla squadra di Villarreal, anche Coquelin, Ceppa, Qualcase, quindi ricca di, di, di ex ed è soprattutto un Valencia che, nonostante non sia partito male in campionato, è una squadra in, in difficoltà a livello societario, un caos praticamente possiamo definirlo. Sì, assolutamente. Valencia è una polveriera. C'è il tecnico e eh, avvicolarsi che ha. Ho minacciato le dimissioni dopo la chiusura del mercato perché non gli è stato comprato nessun giocatore, ha fatto diverse richieste, lui non è arrivato nessuno, si è dovuto arrangiare con i, con i prestiti che sono ritornati e quindi affronterà in questa situazione un, un Via Real che, ha, come hai detto tu, pieno di ex perché ci saranno Pareo, c'è Cochlen che però infortunato quindi non sarà disponibile. E per un Villarreal a cui mancherà Gerard Moreno, che è il cannoniere della squadra, un'assenza importante, mancherà pure Stupini a sinistra. Quindi sono Emery dovrà, lancerà sicuramente Bacca accanto a Paco Alcácer, che è un altro grande ex. E lui è proprio cresciuto nella cantera del Valencia, quindi ha, dei, diciamo, ha tanti ricordi lì nella sponda di Valencia. Eh, però secondo me non parte battuto in questa sfida il Valencia. Non lo vedo così spacciato. Ecco. Poi, nei derby, comunque, sono sempre partite a sé, può succedere di tutto. E ha dimostrato il Lago selacos hanno dimostrato comunque di poter far sue certe partite, come è accaduto contro la società. Quindi, secondo me, sarà una bella partita aperta questa qui. Assolutamente, bella partita, sarà sicuramente anche Betis Real Sociedad, che sono due squadre che sono partite davvero bene, sono seconda e terza, quindi ci aspettiamo sicuramente un match scoppiettante, diciamo. Beh, molta qualità, perché da una parte ci sono Canales, Joaquin Fekir, dall'altra David Silva, Michel Merino, e Bal, quindi ci aspettiamo veramente tanta qualità, tante giocate. E diversi gol anche perché comunque sono due squadre che creano e che magari in difesa non sono così fortissime quindi ci aspettiamo diversi gol, ci aspettiamo spettacolo al Benito Villamarin e sì, seconda contro terza è una sfida per capire chi può rimanere lì a lottare per un posto in Champions League anche se ovviamente ci sono cose più attrezzate che sono indietro come l'Atletico Madrid però al momento si può sognare, queste squadre possono sognare di rimanere lì in vetta in questo caos comunque generale della Liga che non vede un eh, dominatore assoluto per il momento. Sì, anche perché, ovviamente, ricordiamoci: sono sempre squadre che hanno partite meno. Il Barcellona ne ha solo tre in confronto al Betis, che ne ha cinque. Quindi è una liga per adesso ancora molto caotica, che ancora deve stabilirsi uh, molto bene. Intanto, Toni Bragolatti ci dice: Pronti per domani 1 a 6. Ecco un pronostico molto azzardato. Comunque, il Getafe eh, l'ha detto anche Coman È un'ottima squadra. Io ho letto il post che hai fatto tu su Facebook, sulla tua pagina, Passione Liga di ogni squadra. È una squadra davvero, un'ottima squadra messa in campo da un ottimo allenatore, um, si è rinforzata anche in attacco con l'arrivo di Cucio Hernandez, un attaccante giovane, di prospettiva, un attaccante molto rapido, quindi un Getafe che uh, io dubito possa finire 6-1 uh, Roberto, perché il Getafe solitamente le partite se le gioca e uh, la sua arma migliore è la fase difensiva assolutamente la, la scorsa stagione è stata la terza migliore difesa e comunque da due o tre anni a questa parte finisce tra le migliori difese del, della Liga non è un caso perché il, il diktat imposto da Bordalastra, il tecnico quella di, di fare una buona difesa credendo alto pure, quindi metteranno, gli azzurroni veramente in difficoltà i giocatori di Koeman che dovranno essere bravi a Diciamo, sviare, uscire fuori da queste situazioni di ingarbugliamento. Ecco, cioè, i programmi eh, possono farlo perché, comunque, ci sono giocatori di qualità, cioè, ci sono cutinio, Ansufati Giocatori che hanno il dribbling nel loro sangue, messi, vabbè, non ne parliamo. E quindi sarà interessante, però, non dico 6 a 1, però penso che il Bassa non dovrebbe poi avere problemi a portare a casa la partita. Assolutamente, bisogna affrontare la partita mentalmente bene. Ex della partita sarà Cucureia, un ex che il Barcellona ha lasciato andare via, secondo me, molto facilmente, forse non credendo nelle sue potenzialità. È vero che comunque nel Getafe Bordalas lo utilizza esterno di centrocampo, quindi è anche molto più offensivo rispetto al ruolo che avrebbe dovuto fare al Barcellona di Terzino, però Cucureia... È... È un signor giocatore Roberto, cresce di partita in partita. Si sta confermando ad altri livelli dopo la scorsa stagione, sempre al Getafa. Infatti ha fatto un grande investimento eh, comprandolo per 12 milioni di euro, con, cioè prendendo appunto a titolo definitivo. E, è un giocatore adatto appunto al gioco di Bordalasi in questo 4-4-2 esterno sinistro. Muove un po' dappertutto perché a gamba, comunque, a forza. Poi anche il tiro da fuori perché contro la, la società ha fatto un grande gol eh, da fuori. E quindi poi al Barça sarebbe servito specialmente in questa partita perché Brogan sono senza orde alba e Firpo. Quindi, a quanto pare, dovrebbe giocare destra-sinistra e quindi sarebbe servito eh, specialmente in questa partita però poi ogni società fa le sue scelte diciamo, di mercato secondo i propri criteri Eh sì, diciamo sarebbe servito, il Barça ha speso tanti soldi nei terzini negli ultimi anni, Dign adesso Junior Firpo nessuno ha dato bene alla fine aveva un terzino in casa molto interessante, l'ha lasciato andare via per poco Danilo Falace e Angel o Mata, chi parte titolare eh, domani Uh, nell'attacco del Getafe ricordiamo che il fu vicinissimo anche al trasferimento al Barcellona a gennaio poi arrivò Brightweight dal, dal Leganese dopo l'infortunio di, di Dembélé domani chi parte titolare? Direi proprio io ai Memata perché è il bomber principe di Bordalas, mentre anche Rodriguez è, è bravo soprattutto quando è entrato alla panchina l'anno scorso appunto come, come ho ripetuto spesso è stato il giocatore che si è di più partendo dalla panchina e quindi un'arma che portava spusa da, 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 a partita in corso. Penso io che la coppia sarà amata a Cucio Hernandez domani nel 4-4-2. Una bella, una bella coppia, Mata che l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca, arrivò anche a conquistarsi la nazionale spagnola, poi alla fine di Getafe non ha concluso eh, in modo impeccabile con la qualificazione in Champions perché il post-Covid ha ripreso in modo molto altalenante, non era più quella squadra che abbiamo ammirato prima del, dello stop e quindi diciamo ha perso l'opportunità di giocare in Champions, però gioca... In Europa League ci sono altri commenti sul Getafe. Mario Discepola ci scrive: domani è tostissima Getafe è un, un filiale del Madrid e faranno di tutto per metterci il bastone tra le ruote. Domani, se non stiamo attenti, ci scappa la sorpresa altro che una 6. Eh, sicuramente tutte le partite vanno giocate eh, con alta intensità, preparate bene. Il Getafe non è una squadra di Serie C, è una squadra che deve essere affrontata con la giusta mentalità. Daniele Di Stefano scrive, il Getafe negli ultimi anni ha sempre preso pochissimi gol, squadra molto chiusa, il Barça dovrà stare attenta alle ripartenze, ripartenze molto molto veloci del Getafe, assolutamente Carmelo, il Getafe è sicuramente una squadra tosta, ma senza il suo uomo migliore risulta decisamente depotenziata, mi riferisco al pubblico. Quello che avevi detto anche tu alla fine, cara Roberto, senza il pubblico il Getafe... Perde uh, la sua arma migliore. Sempre Carmelo dice: Forse saggio, ma Cucureia per grinta, sacrificio, dedizione e disponibilità mi ricorda per queste qualità Puyol ai suoi sordi. Per chi lo uh, ricorda, ma forse, forse, per un paragone... forse per la capigliatura. La capigliatura c'è tutta. Eh, sicuramente, magari per grinta, sacrificio edizione, pur ricordare un po' lo spirito di, di Puiolo. Ovviamente, noi non facciamo paragoni perché eh, non vogliamo esagerare. Anche Gabriele eh, ci scrive Carmelo: aspettiamo assolutamente, non, non paragoniamo comunque. Un giocatore che per il Barcellona è stato una colonna portante, il capitano um, di tanti anni del Barcellona, di tante vittorie, anche di tante sconfitte, ma soprattutto di tante vittorie, degli anni d'oro del Dream Team di Pep, um, del Tiki Ta, che quindi non paragoniamo, però certamente Cucurella davanti a sé una carriera davvero. Uh, brillante ed è un grande peccato che il Barça l'abbia lasciato andare uh, senza neanche uh, mettere una, una recompra. Solitamente questi grandi club quando cedono i giovani lo fanno attraverso la recompra. Mi ricordo per esempio il Real Madrid con Carvajal lo cedette al Bayer Leverkusen. Con la recompra fece un grande anno, tornò praticamente al Madrid ed è diventato il padrone della fascia destra. quindi c'è stato un errore dovuto probabilmente a tutti questi problemi economici che adesso stiamo vedendo e stanno uscendo sempre più fuori. Sì, sì, sì. Come hai detto tu, il Real Madrid negli ultimi anni ha abituato a questo. A questo modo di operare, insomma, di cedere i propri giocatori con la compra, Quindi con la possibilità di riprendersi dopo due o tre anni. È successo con Carvalho, è successo con Morata dopo due anni alla Juventus, e quindi ci sta. È un modo per cautelarsi. Perché comunque la, la squadra, magari, a volte certi giocatori non hanno spazio in queste grandi squadre. Lì si invade in prezzo per farsi per giocare di più e poi fanno bene, possono ritornare alla base affermandosi, come è successo con Nottegaard, appunto, sempre della Madrid nell'ultimo anno, che dalla sua società, dopo una grande stagione, ora fa parte dell'11 di Zidane. Sì, assolutamente. Quindi è eh, davvero un grande peccato perdere un giocatore così. Ehm, già lo stiamo eh, rimpiangendo, e figuriamoci tra qualche anno, perché è davvero una crescita davanti a sé Incredibile, un giocatore incredibile. Allora ricordiamo che la liga parte domani alle 13 con Granada-Siviglia: una partita molto interessante. Sabato si chiude con Getafe e Barcellona: di mezzo c'è Real Madrid eh, che ospita il Cadiz, Celta Vigo Atletico. Una interessante partita, vedremo anche l'Atletico come eh, se riuscirà magari a tornare al gol. Per noi, speriamo di no più perdono punti meglio è poi domenica c'è la sfida tra Bilbao Levante via Riverenza quindi un calendario ricco di grandi partite si chiude alle 21 domenica con eh, il match scoppiettante Betis Real Sociedad praticamente eh, una giornata di liga da vedere dalla prima all'ultima giornata perché ci aspettano davvero dei match imperdibili uh, Roberto io ti ringrazio per essere stato con noi ovviamente ci vedremo la prossima puntata per analizzare questa puntata di liga seguite tutti quanti la pagina facebook instagram passione liga per tutti gli aggiornamenti sempre impeccabili di, di roberto su tutte le squadre della liga ti ringrazio roberto e alla prossima ciao giussi buonasera a tutti ok um, volevo um, adesso per chi ci segue chi ci ascolta chi ci segue di puntata in puntata Volevo parlare di questa bella iniziativa che sta nascendo su Radio Barsa Italia. Potete inviarci i vostri video realizzati al Camp Nuovo anche in trasferta, quindi realizzati a una partita del, del Barcellona. La potete inviare e potete inviare questi video alla mail radiobarcaitalia.gmail.com o alla pagina Facebook dove vi fa più comodo e noi li manderemo in onda con dedica. Come manderemo adesso questi video? Quindi chiedo alla regia di mandare i video.

Sono belle emozioni eh, che ci fanno rivivere quello che eh, purtroppo adesso non possiamo, per un periodo speriamo breve, eh, tornare a vivere queste emozioni del campo non pieno eh, in questo momento di, di difficoltà. Dobbiamo affidarci ai ricordi, però speriamo sia breve questo momento. Intanto diamo la buona serata a Francesco Lionetti, redattore di numero 10, Liverpool Italia, a Toto Blaugrana. Buonasera Francesco. Buonasera Giussi e buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, abbiamo tanti commenti, intanto salutiamo tutti quanti perché ci scrivono davvero in tanti, Mario Discepolo, Pietro Locatelli, Danilo Fallaci, Andrea Di Fabio, salutiamo davvero tutti quanti, abbiamo tanti commenti anche sulla partita uh, col Getafe. Gabriele scrive: "A proposito di Getafe e Barça, scusate se cito una frase del maestro Cruyff nella conferenza stampa alla vigilia della finale della loro Coppa dei Campioni con la Samp. Noi siamo il Barça, sono gli altri che devono avere" Paura. Ed è proprio su, su questa citazione che io direi eh, di mandare il video della conferenza di Coman e poi analizziamo le sue parole e la partita col Getafe. Io credo che prima dobbiamo destacare la traiettoria del de Getafe negli ultimi anni. No? Io credo che sta facendo cose molto positive, un equipo è un equipo che ha arrivato in Europa. Es un mérito muy grande por parte del entrenador y por parte de sus jugadores y claro que he visto los partidos contra Ajax, había bastantes quejas sobre su juego en Holanda por el juego de Ketafe. yo no soy partidario. Yo creo que cada entrenador busca el máximo rendimiento de su equipo y están haciendo. Entonces yo creo que hay más maneras de ganar un partido y el árbitro está por el medio de, de marcar la línea. Y es un equipo muy competitivo, un partido complicado donde tenemos que estar muy bien eh, futbolísticamente de intentar jugar y buscar espacios que... Bueno, seguramente que hay en el partido, y... pero un partido complicado. En principio queremos poner en cada partido nuestro mejor equipo que yo pienso con, con este equipo podemos ganar. Y ya sabemos que después de más elecciones siempre hay un cansancio para los equipos grandes, porque los e equipos grandes siempre tienen muchos jugadores que han estado fuera durante 10 días. Todo el mundo ha, ha, ha vuelto con muchas ganas, con mucha alegría y hoy por la tarde tenemos nuestro último entrenamiento y después decidimos cuál es el equipo que, que tiene que jugar para mañana. Dembele tiene mucha calidad y el único que yo creo que poco a poco va a estar físicamente bien. Y salió otro día algo en la prensa eh, sobre sus entrenamientos y los que no han jugado mucho y no han jugado muchos partidos ni muchos minutos han entrenado el jueves pasado y el viernes pasado, como Desta ha entrenado, como Conrad ha entrenado, como Aleña ha entrenado. Los porteros, el único que han tenido cuatro días de fiesta ha sido Piqué y Neto. ...por razón que ellos han jugado todos los partidos... ...los demás han tenido dos días de fiesta... ...y Dembele Usman ha sido uno de ellos... ...y que yo he visto... ...últimamente de sus entrenos... ...estoy muy contento... ...bueno y si desde el lunes pasado... Eh, ...martes martes creo... Eh, ...el Ter está trabajando en el campo... ...y todo va bien de momento... No creo que va a llegar al, al partido clásico, yo creo que es demasiado temprano y tampoco hay que, hay que poner una fecha y, y ya veremos cuando él está listo porque es un gran portero y estamos tranquilos, tampoco estamos y no tenemos que coger prisas, estamos muy contentos con el trabajo de Neto. però sì, sí, claro, Ter Stegen è un gran portiere e ojalà che dentro poco va a stare con noi quando? Tenemos che vedere sicuramente non no è la prossima settimana Ok, iniziamo uh, quindi dalle prime parole di Coman, quelle sul Getafe, ne abbiamo parlato anche prima Getafe è una squadra uh, ostica l'ha detto l'olandese uh, negli ultimi anni sta facendo delle grandi, grandi cose sotto gli occhi di tutti è arrivato a giocare in Europa League ha mancato la qualificazione in Champions League davvero per, per poco ha ripreso la scorsa stagione post-Covid in modo un po' altalenante e ha perso punti importanti, però Francesco e Getafe è una squadra una squadra ostica sì, eh, il Getafe è una squadra tosta, come dicevi anche tu poco fa, è una squadra che negli ultimi anni ha fatto dei risultati importanti per quella che è la sua storia, è una squadra molto rognosa, molto arcigna, è una squadra che mette tutti dietro, è una squadra che ti aspetta, è una squadra che, eh, che poi riparte, è una squadra che specula anche tanto sugli errori degli avversari, è una squadra fatta a modello molto similmente All'Atletico Madrid di Simeone e Bordalass è risaputo essere una sorta di figlioccio di, di Simeone dal punto di vista tattico. Quindi, sì, una partita estremamente complicata. Assolutamente, continuiamo a leggere qualche commento, Pietro Locatelli, ciao Francesco e Giussi, ciao Pietro, ovviamente ringraziamo sempre tutti i nostri ascoltatori che ci seguono di puntata in puntata, Mario Discepola, Giussi seguirete sempre un piacere, ti ringrazio Mario, ieri sera ho abbandonato Max, non ho potuto vedere la puntata e eh, Max vedi il fascino delle donne, eh, vince <ride> sempre, uh, Danilo ci scrive quanti cambi ci saranno domani nell'undici? E, quanti cambi ci saranno domani nell'11? Chiaro che eh, tornare da eh, iniziare di nuovo la Liga dopo uno stop per le nazionali uno stop in cui c'è stata una partita in più perché hanno giocato tre partite eh, le squadre europee, una amichevole e le due partite di Nation League mh, magari nella testa di Coman potrebbe eh, potrebbe esserci quest'idea di fare qualche cambio anche se settimana prossima c'è la prima di Champions con il Ferenvaros che Sembra essere più alla portata e quindi uh, con maggior possibilità di introdurre qualche cambio lì rispetto alla partita col Getafe. Sì, allora a livello di cambi, io penso che quasi sicuramente vedremo destra a sinistra perché Jordi Alba non sta bene, eh, anche Firpo è fuori, quindi sarà un'occasione per Dest di mettersi in luce, dest che tra l'altro. È entrato molto bene contro il Siviglia. Ha fatto vedere dei, dei buonissimi sprazzi. Ha mostrato una, una grande personalità. Quindi, eh, desta avrà la sua occasione. Eh, per il resto, credo che la difesa sarà pressoché invariata. Araujo eh, ha fatto un'ottima prestazione contro il Siviglia. Secondo me, è stato uno dei migliori. Ha randellato De Jong eh, in lungo e in largo per eh, quasi tutta la partita. Eh, lì a centrocampo potrebbe esserci qualche, un po' di minutaggio anche per Pianic, anche se dubito dall'inizio. Mentre là davanti eh, penso che siano confermati tutti e quattro: Anzufati, Coutinho, che sono entrambi in grande stato di forma. Grisman, un po' meno, anche se non penso per il momento ci possa essere un ballottaggio contro Incao, e Messi, che pare che Kuman voglia comunque farlo giocare nonostante i tanti impegni in nazionale. Assolutamente, tu hai detto il nome di un giocatore, Grisman. Su di lui ormai uh, ci sono, ci stiamo facendo davvero tante puntate. E, um, I giornali poi ci incarnano molto, è sempre nel mirino dei giornalisti, e di certo lui. Uh, non aiuta quando uh, nel post partita dopo la vittoria con la Croazia, dove tra l'altro ha giocato bene e anche segnato un gran gol, ha detto: Io uh, sono felice praticamente ne, con, uh, con la Francia perché l'allenatore sa dove mettermi, sa dove devo giocare, conosce per la perfezione la mia posizione. Quindi, io ne trago beneficio da queste, da queste scelte, e sento anche la fiducia dei miei compagni. Quindi è stata un po' forse una frecciatina nei confronti di, di Coman che gli ha risposto in questa conferenza stampa dicendo Grisman può giocare da 9 può giocare da 10 eh, però alla fine decido io in base a ciò che è meglio per la squadra quindi c'è un po di forse di tensione ehm, tra Grisman Coman il francese ancora non ha trovato la posizione è chiaro che come ha detto Coman Grisman è uno che nella gioca quasi da 10 nel Barça da 10 gioca messi e eh, Deve calarsi nella, diciamo, nel mondo blaurana adattandosi. Grisman, perché è vero che è una stella, però nell'Atletico eri la stella che brillava di più, nel Barça sei una delle tante stelle, quindi probabilmente deve anche lui venire un po' incontro al Barcellona. Ma eh, Grisman è un grandissimo campione, ha delle qualità straordinarie e quando in forma è un giocatore che può veramente spostare gli equilibri perché ha i colpi per farlo. Allora io penso che Grisman sia un, un giocatore che non si è ancora completamente adattato al, agli schemi tattici del Barça e è, è, è stato anche penalizzato da eh, questo fatto della posizione perché. Eh, è stato un po' spostato a destra e a manca. In realtà, io penso che Grisman la sua posizione ideale sia quella eh, di mettersi lì al centro e di vedere frontalmente il campo per rendersi conto, de conto della profondità e fare quindi la giocata in verticale, perché lui è un giocatore che eccelle nella giocata verticale, deve giocare o da trequartista centrale oppure da seconda punta. Questa cosa qui al Barcellona non sempre la puoi fare perché, ora come ora, ad esempio, c'è Cutigno che si sta ritagliando uno spazio importantissimo. e Il Barcellona molto spesso gioca con tre, quattro persone là davanti e non con due. Quindi ci sono tanti meccanismi che devono ancora, si deve ancora assorbire. Quindi, è secondo me, è una questione sia di adattamento che di posizione. E dovrà essere bravo Puman ad incastonarlo nel modo giusto perché Grisman può veramente fare la differenza con i colpi che ha. Sì, assolutamente. Um, qualche commento, Carmelo ci scrive, mi auguro solo di non vedere un gioco ostinato nel cercare soluzioni passando necessariamente per gli spazi centrali. Gioco veloci sulle ali e palla al centro, tiri da fuori. Insomma, se col Getafe non ci si ingegna un po', rischiamo davvero di non vincere e di dar vita a una partita noiosa. Per questo spero giochi Dembélé per quel morto di uh, Grisman. Uh, ecco. uh, uh. Chiaro che comunque il Barcellona um, quest'anno ha molta più scelta sulle, sulle fasce, mentre l'anno scorso il Barcellona tranne ansufati. Costringeva diciamo Grisman a giocare ala, o addirittura abbiamo visto anche alcune volte Vidal adattato un ruolo molto esterno al centrocampo. Quest'anno ha molta scelta: c'è Ansufati c'è Trincao, c'è Dembele, c'è anche Pedri che ha giocato più o meno in quella posizione di campo alcune volte alla Spalmas. Quindi c'è la possibilità, abbiamo giocatori di fascia che possono creare superiorità numerica, andar via in dribbling, velocità. E uh, bisogna sfruttare per variare un po' il gioco che negli ultimi anni è stato palla missi, vediamo che, che succede. Eh, sì, allora assolutamente, il 4-2-3-1 di Kuman ti permette di avere appunto queste belle soluzioni sugli esterni che ci sono. Hai citato Ansufati e Pedri da una parte, c'è ipoteticamente Grisman, ma c'è anche Trincao da quell'altra parte, sono tutti giocatori che hanno grandi qualità. Saltano l'uomo, creano la superiorità, eh, danno soluzioni di passaggio, eh, ti creano lo spazio di gioco. Quindi le soluzioni per questo tipo di modulo ci sono. Chiaramente deve essere, essere eh, cum a saper incastonare, come ho detto prima, i giusti pezzi sulla scacchiera. È anche vero che una cosa che ho notato molto bella del Barcellona di questo inizio stagione è che c'è. Si prova quantomeno a creare un gioco offensivo studiato e non palla a messi e via. Si prova a fare una costruzione sulle fasce, una costruzione centrale, ma una costruzione corale, non costruzione di messi e basta. E questa è una delle note, se non la nota più positiva, secondo me, di questo inizio di stagione. Assolutamente. Um... Un tema importante che anche Coman ne, ne ha parlato è Messi. Gli hanno chiesto se magari c'era la possibilità di, di vederlo in panchina, di riposare. E Coman ha detto: Ma Messi in realtà riposa giocando. Messi si dice sempre: Messi riposa in campo perché lui è un vincente che vuole giocare tutte le partite, anche quelle magari più eh, stupide, tra virgolette, più semplici sulla carta con il Ferenvaros, possiamo dire. Lui le vuole giocare, Messi vuole, vuole essere sempre protagonista. Tra l'altro, oggi ricordiamo, uh, l'anniversario del suo esordio col Barcellona. Il 16 ottobre 2004 Messi esordiva al minuto 81 in una sostituzione con Deco. Quindi, dopo tanti anni, dopo 734 partite, 635 gol, una storia d'amore che stava per uh, rompersi in modo molto drastico quest'estate, va avanti ed è un Leo che una volta che ha deciso di rimanere vuole giocare e eh, vuole continuare ad aiutare mh, il Barcellona quest'anno a vincere, l'anno prossimo poi si vedrà, però Messi vuole giocare. Assolutamente, è una delle cose più belle viste nelle ultime settimane, Messi che torna a sorridere in campo, che è sicuramente un segnale molto molto bello sia per noi tifosi che chiaramente anche per i compagni perché fa tutto, psicolo fa tutto psicologia e comunque mentalità. Messi eh, sì, è un calciatore che eh, si è sempre saputo gestire nel correre, è sempre riuscito a ehm, tenere le forze, a sfruttarle al momento giusto. Lui passeggia, molto spesso passeggia, poi quando c'è da fare la giocata, quando c'è da illuminare tutto, si accende, se ne va, crea la giocata, segna, fa quello che vuole. Lui è un giocatore che può gestirsi. Tranquillamente può, tranquillamente, giocare tutte le partite. Sono d'accordo con Kuman. Poi, tra l'altro, Messi è tornato a sorridere. È Messi che, a cui è tornato. Sta tornando l'entusiasmo. E quindi, sì, sta, sta veramente tornando il sole in questo, in questo senso. Qui e speriamo di vederlo il più possibile segnare perché ha altri record da superare e chiaramente vincere quest'anno, riprendere a vincere assolutamente e intanto c'è una piccola discussione nei commenti perché Mario Di Ciepola dice Grisù vuole giocare da 9 Carmelo risponde fa pietà da un anno e mezzo se è vero che il PSG sarebbe disposto a fare una grande offerta per lui a gennaio mi offro io di portarlo in braccio fino a Parigi e Mario Di Scivola risponde rispettate Grisù è un campione del mondo chiaro che eh, su Grisman, penso non ci si possa eh, non si possa discutere la qualità del giocatore un campione del mondo, sì ma è un giocatore che ha dimostrato alla Real Sociedad quando era giovane all'Atletico Madrid di essere comunque un fenomeno di avere dei numeri davvero incredibili ha solo bisogno mh, di qualcosa ecco, Rivaldo in un'intervista ha detto ha bisogno di fiducia, non crede neanche forse in se stesso. Stesso, perché con la Francia si è adattato all'allenatore che è lì da tanti anni eh, il modulo è quello da tanti anni gioca in quella posizione da tanti anni quindi ormai si è adattato e, ed è pienamente in questo modulo, in questo ruolo al Barcellona forse manca un po' di fiducia questo fatto anche sempre ecco, di essere in discussione ogni partita, di essere sempre nel mirino dopo ogni prestazione si dice sì ma Grisman però forse poteva fare di più Griezmann si cerca sempre di, di criticarlo, chiaro che comunque è stato pagato anche un bel po' quindi è anche normale che magari arrivino le critiche. Uh, poi il, il mondo blaurana lo sappiamo: è un mondo anche un po' pessimista. Si cerca sempre di trovare un po' il lato negativo anche quando c'è uh, solo di positivo, però forse ecco gli manca un po' di, di fiducia, lo si vede anche in campo. È un Grisman un, un po' triste. Tu prima hai detto, mi ha, ha ritrovato il sorriso. Grisman. Ancora no. Forse è questo che manca? Sì, eh, come abbiamo detto anche prima, eh, è una questione anche di adattamento. Perché l'adattamento fa tanto. Lui ancora non si è adattato agli schemi tattici del Barça come si deve, ai a certi movimenti e a certe cose. Ma è anche vero che Grisman è un calciatore che ha bisogno di essere sereno. È un calciatore che eh, la cui sensibilità eh, traspare ormai, no? Ma tu che vieni al Barcellona devi essere anche consapevole di essere sempre in discussione, perché Barcellona non è una piazza come tutte le altre, Barcellona sei lì per vincere tutto, sei lì e, e un minimo errore che fai, anche uno stop, ti mette in discussione per settimane. Quindi eh, devi entrare anche in questo mood, devi entrare anche in questo pianeta che è il pianeta Barça e devi adattarti appunto. Assolutamente, Carmelo ci dice 120 milioni, 14 a stagione, 36 lordi e 30 anni, boh, eh, fate voi, Mario eh, invece scrive tutti si aspettano due gol a partita da parte di un giocatore che gioca quasi terzino, che lo mettano da nove e che, lo fa ehm, e che lo facciamo tornare a sorridere, quest'anno ce la giochiamo anche perché abbiamo solo da puntare su di lui per poter vincere qualcosa. Questo è vero. Il fatto è che quando si critica Grisman ci si dimentica del suo lavoro difensivo e l'unico attaccante che lo vediamo fare ad aiutare in difesa, ad, ai ad aiutare proprio i due centrali, spesso sostituendo il terzino. Quindi è un lavoro scuro che non viene uh, assolutamente menzionato quando si tende a criticare il francese. È anche vero che se un giocatore si fa tutto il campo avanti e indietro arriva a un certo punto che. Arrivi sotto porta e non sei lucido, quindi mh, questo incide. Assolutamente. Eh, come, come hai già detto, ci sono proprio i dati alla mano: Grisman è stato uno degli attaccanti che ha fatto più interventi difensivi, non solo nella Liga, ma forse penso, in tutta Europa. È un calciatore che, come, come hai detto poco fa, Fa praticamente il terzino, è un calciatore che torna, va ad aiutare, eh, corre tantissimo e molto spesso perde la lucidità quando poi la palla arriva là davanti. Quindi è anche questo, ecco, e qui ci ricolleghiamo alla posizione. Eh, sì. In, in un'altra posizione, ad esempio quella centrale, quindi come trequartista, non, non farebbe questo tipo di lavoro. Eh, quindi eh, sono tanti problemi dall'adattamento alla posizione e anche a delle certezze che a lui giocatore, a lui uomo sono venute a mancare in questo periodo Assolutamente nella conferenza di Coman poi ci sono stati altri eh, nomi eh, principali come De Jong Coman ha sottolineato il fatto che ehm, l'olandese non abbia giocato bene contro il Siviglia e che è stato lui stesso ad ammetterlo perché Franchi è un giocatore molto critico e uno dei pochi giocatori, uh, possiamo dirlo nel panorama calcistico, che quando gioca male va e dice, io oggi ho giocato male, potevo fare di più. Ci sono tanti giocatori che non arrivano ad avere tale sincerità e dire, oh, io potevo giocare molto meglio, ho giocato male. Frank invece non è la prima volta. Frank è un calciatore incredibile per mentalità, sia per qualità che per mentalità. Come hai detto... È... Lui, allora, lui ha un senso di autocritica veramente, veramente grosso. E qualsiasi partita che sia vinta o che sia persa, lui se la riguarda al tablet per vedere cosa ha sbagliato. Quindi, lui è un, è un calciatore che veramente tiene tantissimo alla sua prestazione, beh, innanzitutto a quella della squadra, ma anche alla sua personale. Quando lui vince, va a vedere cosa ha sbagliato comunque. Quindi, è un calciatore che con questa mentalità può solamente crescere. La partita contro il Siviglia, giocata obiettivamente male. E eh, una partita che lo farà crescere. Infatti, poi in nazionale contro l'Italia è stato uno dei migliori. Quindi è un giocatore che veramente ha degli, dei margini di miglioramento incredibili e che secondo me è destinato ad essere il più forte centrocampista del mondo per i prossimi dieci anni. Assolutamente, intanto c'è un bel commento di Gabriele, uh, l'esordio di Messi è avvenuto quasi un anno dopo la prematura morte di Manolo Vasquez Montalvan, avvenuto il 18 ottobre del 2003, oltre che uh, grande scrittore acceso tifoso Blaugrana. Al Barça dedicò un suo capolavoro, il centravanti venne assassinato verso sera, lui si deve la definizione, il Barcellona e l'esercito disarmato della Catalogna. Grazie Manolo per tutto quello che ci ha lasciato, davvero un bel commento Gabriele grazie perché sono davvero delle belle, delle belle parole e, altri commenti Carmelo De Jong è molto umile quello che lo differenzia è un fenomeno ma non fa la star mix tra chi gli consente di diventare tra i migliori degli ultimi anni è vero ci sono molti giovani perché alla fine De Jong è un giocatore sembra un veterano ma ha 23 anni e, non è una star non è di quei giocatori che ecco um, si crede uh, diciamo, uh, di essere il migliore anche se potrebbe farlo e non è, spesso vediamo anche i giovani del, della nostra cantera del filial vantarsi uh, sui social ad esempio di guidare un Audi di avere dei soldi ecco De Jong è, è un calciatore ma è una persona molto umile e, ed è una cosa assolutamente da, da sottolineare è proprio una mentalità diversa. Lui è un calciatore che, quando scende in campo, da battaglia. È un calciatore che lotta per la squadra. È un calciatore che è ambizioso, punta a vincere, punta a fare il massimo a livello personale e a livello di squadra. E, um, potrebbe, sì, da come gioca, da, anche da come si pone, sembra veramente un veterano in realtà ha 23 anni. Quindi, calciatore che ha veramente un, sia un grandissimo presente che un grandissimo futuro davanti a sé. Assolutamente Carmelo ci scrive concordo con Francesco e poi dice esatto, idem Pugg, ad esempio. Sì, uh, Ricky Pugg è stato un altro nome di questa conferenza, come ha detto non ho visto le partite dell'under 21 che Ricky ha, ha giocato, uh, però se Ricky viene convocato avrà opzioni per giocare, ecco questo l'ha detto anche nelle precedenti uh, conferenze stampa, noi speriamo di vederlo in campo, magari non adesso perché comunque ha davanti De Jong e Buschez che potrebbero essere uh, a questo punto i titolari a piani che eh, potrebbe avere dei minuti comunque per entrare un po' nel ritmo blaugrana eh, però noi ci aspettiamo a questo punto che Enrique inizi ad avere dei minuti Enrique come a sono i due giocatori, i due centrocampisti che ancora non hanno avuto minuti in questo inizio di, di stagione magari eh, tra Getafe e Ferenvaro eh, ci aspettiamo di vederli Francesco perché ci mancano i nostri due canterani a centrocampo Assolutamente, i nostri giovani sono un patrimonio della società. Ricky Pugge, Alegnama come anche tutti gli altri giovani che ci sono, lo stesso Rauco, sono dei giocatori sul quale eh, puntare e investire per il futuro. Cioè, Ricky Pugge è un calciatore che ha delle qualità importantissime. e Diciamo che Kuman ha delle idee un po' diverse in questo momento. Per lui Pugge ora come ora non è, non è prioritario perché ci sono giocatori, gli preferisce dei giocatori di maggiore esperienza. E anche qualora tu volessi metterlo sulla linea dei tre quartisti, attualmente Putigno è difficile da scalzare, e ovviamente non giocherebbe sull'esterno perché non è un calciatore con quelle caratteristiche. Quindi è, un, è una questione che Kuman ora come ora ha delle idee diverse. Io penso che, però, Ricky Puggi, così come anche Alegnà, devono iniziare a giocare perché devono. Sono, sono dei calciatori che andranno a comporre il Barcellona del futuro e, e quindi devono giocare perché hanno qualità e devono svilupparle queste qualità, giocando. Assolutamente. Ehm, un altro tema importante della conferenza stampa è però una, una notizia, una cattiva notizia, perché come hanno detto... Terstegen si sì, sta recuperando, sta iniziando ad allenarsi in campo. Da martedì che se lena in campo, se era vociferato tra i giornali che magari eh, ci fosse una possibilità di vederlo nel classico. Come hanno già detto, fermatevi. È, è troppo presto, mh, ha avuto comunque un'operazione al ginocchio, ha bisogno di, di recuperare, è molto difficile che lo vediamo già in campo settimana prossima con um, nel classico contro il Real. Non possiamo fissare una data, però quasi sicuramente non tornerà settimana prossima. Abbiamo Neto che sta giocando uh, comunque molto bene, finora Neto ha subito soltanto il gol dal, dal Sevilla, abbastanza sicuro. E sicuramente, però, nel classico l'assenza di, di Terstegen sarà un'assenza che si farà sentire. Purtroppo Terstegen non è ancora pronto, e questa purtroppo è una brutta notizia perché Terstegen è uno dei nostri top player più grandi, anche per, in virtù di ciò che ha fatto negli ultimi due anni, è veramente cresciuto in, in maniera incredibile, non solo come senso della posizione, come parate, ma anche come piedi. E questo è sotto gli occhi di tutti. Eh, sì, allora Neto sta facendo semplicemente delle prestazioni ordinate, nel senso che non sta facendo cavolate, sta mantenendo la posizione, sta facendo il massimo che può fare in questo momento. È chiaro che in ottica eh, classico Quell'assenza assenza di Terstegen è un'assenza pesante, quindi bisognerà pazientare un altro po' e sperare che Neto possa mantenere quantomeno un livello di concentrazione alto e di prestazione quantomeno decente. Sì, chiaro che comunque eh, il classico è una partita, forzare dentro di, te, di Terstegen, eventualmente poi rischiare di poter causare uh, altri problemi al tedesco, eh, è inutile. Eh, abbiamo una stagione da dover affrontare, abbiamo altre partite importanti, c'è poi la Juventus. Eh, c'è un'intera liga da dover giocare, io preferisco avere Ter per tutta la parte rimanente di, della stagione che per la partita con Real, poi magari uh, andare incontro a notizie mh, ancora peggiori. Pietro Locatelli ci scrive, uh, per me Puglia Elena sono davanti a Pianic, mentre Matteo è l'opposto, io vedo Pianic titolare a breve. Ecco, forse Legnè e Pugge davanti a Pianic non lo so perché a me, Pianic, personalmente, come centrocampista pia piace. Poi uh, ha fatto vedere in questi pochi minuti che ha avuto a disposizione finora che lui nel Barça può starci e può dare qualcosa in più del centrocampo. Io, perlomeno, l'ho visto anche contro il Siviglia, velocizza un po' il centrocampo del Barcellona. Almeno questa è l'impressione che ho avuto. E io penso anche io che sarà titolare a breve e farà staffetta con, con Busquets Miralem ha fatto in quei pochi spezzoni che ha giocato, ha fatto bene, devo dire la verità ha fatto bene, è un calciatore che eh, ha dovuto iniziare la preparazione un po' prima rispetto agli altri perché eh, veniva da una situazione particolare, ha avuto il covid quindi eh, dovuto, ha dovuto star fermo quindi insomma lui ha fatto bene, si vede che ci tiene a giocare ad alti livelli, ci tiene alla maglia si vede che ci tiene alla maglia è un calciatore che è contento di stare al Barça e che ha qualità. Eh, per, quanto, per quante se ne possano dire, a Pianici è un calciatore di qualità. Eh, alla Juve ha sofferto molto spesso i ritmi, perché il campionato italiano è secondo me molto poco allenante da quel punto di vista. Infatti, poi Pianici, quando è arrivato in Europa, ha sofferto tantissimo l'intensità delle altre squadre. Eh, ma è un giocatore che si è messo bene fisicamente e eh, sereno mentalmente. È un calciatore che. È con i, con i piedi che ha, può solamente dare una mano importante alla squadra. È chiaro che eh, i tifosi più stretti, i tifosi più accaniti vorrebbero vedere i, i nostri giovani emergere piuttosto che magari un Pjanic, che a molti non è che faccia così tanto gola. Insomma, quindi vediamo, diamo le opportunità che merita a Pjanic e vediamo che cosa succede. Assolutamente. Intanto c'è un commento di Tony Bragulat che salutiamo perché ci segue sempre in precedenza che ci scrive. Messi sorride anche perché uh, vede che i soci non vogliono più Bartomeo. Ecco Bartomeu, io <ride> adesso con le ultime notizie che arrivano da Barcellona penso che Messi non sorrida più di tanto perché eh, il Barcellona ha perso tanti milioni dovuti al Covid. Ovviamente, non è l'unica eh, entità, l'unico club che ha perso tanti soldi per, uh, per questa pandemia. E uh, propone un nuovo taglio degli stipendi. Ricordiamo che già c'è stato un, uh, un taglio degli stipendi in precedenza, nei mesi scorsi in piena pandemia, adesso ne propone un'altra del 30% a giocatori e. Uh, del, uh, tutti i dipendenti del club i giocatori della prima squadra del Barça B hanno subito detto di no uh, ci sono queste diciamo, trattative in corso c'era fino al 5 novembre la possibilità di trattare ma i giocatori hanno subito detto di no invieranno un burofax, questo famoso burofax che ormai a Barcellona si utilizza per qualsiasi, per qualsiasi cosa da quando l'ha utilizzato Messi Invieranno un burofax a Bartomeo per dire: guarda, che noi non accettiamo questo 30% in meno di, di stipendio. Bisogna trattare, i giocatori vogliono anche un trattamento diverso rispetto ai dipendenti, perché loro, ehm, comunque il loro stipendio è diverso e le loro mansioni sono diverse. Quindi vorrebbero trattative staccate, vorrebbero una trattativa solo per i dipendenti, una trattativa eh, solo per, eh, per i giocatori. Chiaro che è un'altra situazione che va a, a, ad aggiungersi a tutte queste problematiche che sta riscontrando Bartomeo in quest'ultimo periodo, anche perché il, la dirigenza può decidere ehm, di tagliare il 30% dello stipendio ai giocatori unilateralmente, e di conseguenza, i giocatori possono anche denunciare il club. Quindi, questa situazione potrebbe prendere una strada mh, molto complicata, potrebbe esserci l'ennesima problematica per questa giunta che adesso c'è fra qualche settimana, speriamo non ci sia più, però colpa, tra diciamo colpa pandemia eh, non possiamo dare una certezza definitiva e quindi eh, potrebbe davvero peggiorare la situazione tra dirigenza e giocatori che già un rapporto ai minimi, quindi Messi adesso sorride perché i soci vogliono mandar via Bartomeu però Bartomeu sta continuando a punzecchiare diciamo, i, i giocatori Bartomeu rimarrà attaccato alla, alla poltrona finché riuscirà e eh, queste sono le sue intenzioni purtroppo perché io non vedo l'ora che se ne vada personalmente e non sono l'unico eh, il punto è che questa situazione Covid ha messo in difficoltà purtroppo tanti tanti club sono tutti quanti che soffrono questa situazione Tante squadre sono corse ai ripari con i tagli degli stipendi, per esempio anche il Bayern Monaco ha fatto una riduzione degli ingaggi. E purtroppo, questa, quando si parla di Barcellona, eh, si parla di un pianeta, non, purtroppo e per fortuna in realtà, di un pianeta a sé stante. Ecco, quello che sta succedendo al Barcellona con Bartomeo, eccetera, fa vedere la situazione con una prospettiva diversa, perché eh, adesso anche questa situazione qui. Del, del taglio degli stipendi dovuto al covid diventa un, um, un elemento eh, per far entrare in conflitto nuovamente squadra addetti ai lavori con l'attuale giunta, diventa un, un pretesto per, per litigare, diventa un pretesto per, eh, per continuare gli screzzi. Eh, personalmente penso che, mh, vista, visti i problemi legati alla pandemia, bisognerebbe cercare di venirsi un po' incontro tutti mh, finché eh, si dovrà essere in casa insieme. Insomma. Poi eh, quando questa giunta se ne andrà e tornerà, eh, tornerà il sereno, ci sarà magari una situazione diversa proprio a livello di serenità, a livello psicologico. Sì, assolutamente. E speriamo torni quanto prima questa serenità, perché per vincere c'è bisogno di serenità a tutti i tutti livelli, non solo in campo, anche a livello uh, societario. Carmelo ci scrive: ma come? Per acquistare Nemar avrebbero fatto colletta per aiutare la società? E invece uh, per una situazione di emergenza no. Mario scrive: tagliare i dipendenti sarebbe una vergogna. Tagliare i giocatori che guadagnano i migliori e i milioni. la situazione è quella che è. Quindi bisogna tagliare, ma solo i giocatori non i dipendenti. Sergio ci saluta. Sergio Nonetti noi lo salutiamo. Pietro è eh, giunta di missione. Pietro, hai ragione. Mario diceva <ride> che eh, Nemare, un amico di me, siete incredibilmente forte. Viva Nemar! Adesso Max mi caccia! <ride> eh, sì, diciamo che eh, su questo eh, motivo di discussione. Al primo taglio degli stipendi, i giocatori hanno deciso di pagare loro la parte tagliata, diciamo, dalla dirigenza ai um, dipendenti normali del Barcellona, perché sì, il Barcellona ha giocatori che guadagnano milioni, ma anche dipendenti che non guadagnano milioni, che hanno uno stipendio normale, uno stipendio che uh, alla fine serve per arrivare a fine mese per, per vivere certo, certo. E, e quindi eh, tagliare magari uno stipendio normale del 30% vorrebbe dire creare un bel po di, di disagio in questo momento di, di estrema difficoltà quindi magari sì i giocatori eh, adesso io non so perfettamente i giocatori cosa vogliono fare magari ecco eh, loro vorrebbero proporre un taglio per pagare lo stipendio, ecco, non un taglio, forse, ma pagare con i loro soldi lo stipendio ai dipendenti, questo farebbe grande onore, come fatto grande onore nella prima parte di, diciamo del taglio, perché come avete detto voi i giocatori guadagnano milioni, alla fine se messi porta a casa eh, 45 milioni e non 50. Non penso che ci sia una grande problematica rispetto magari a un dipendente che invece di portare non lo so, non mi voglio sbilanciare perché non conosco eh, gli stipendi dei dipendenti normali. Però portare quasi metà, la metà dello stipendio un dipendente che magari ha famiglia potrebbe essere un po', un po complicato. Assolutamente. Bisogna, in questa situazione bisogna essere ragionevoli. Perché eh, il Barça ha uno dei monti ingaggi più alti in assoluto. E i giocatori prendono mediamente tanto, prendono veramente tanto. E non è giusto che eh, i dipendenti che hanno uno stipendio molto più basso vengano penalizzati anche in maniera pesante da questa situazione, bisogna cercare di venirsi incontro e per il gesto che fecero i calciatori del Barcellona di devolvere il 30% eh, a, ehm, ai dipendenti a cui era stato tagliato appunto, lo stipendio è stato un gesto molto molto bello ed è appunto un esempio di come ci si possa venire incontro in questa situazione qui Assolutamente, anche Sergio ci scrive. Io credo che i giocatori eh, vogliano aiutare i dipendenti, ma senza l'obbligo da parte del club. Sergio, mh, lo penso anch'io, alla fine è una cosa uh, mh, ragionevole da parte di, dei giocatori che guadagnano, ripetiamo, milioni e milioni, aiutare eh, dipendenti che poi entrerebbero in... Chiare difficoltà in questo periodo um, non particolarmente felice per nessuno. Sergio poi ci scrive: la Junta ha rotto completamente con la squadra. Sì, non c'è assolutamente rapporto. Ricordiamo messi, uh, con questa giunta, se questa giunta non salta adesso e continua il suo mandato fino alla fine. Rischia davvero di, di poter andare via perché i rapporti sono uh, pressoché inesistenti. Appunto, ecco, i giocatori inviaranno un buro fax alla dirigenza non chiameranno, non ci sarà una riunione, invieranno un burofax per dire "No, questo taglio non lo vogliamo, cambiamo trattative", però non alzeranno un telefono, non si incontreranno magari al centro sportivo, quindi questo è un chiaro sintomo di come i rapporti siano davvero mh, praticamente nulli. Sì, ormai, ormai tutti i ponti sono tagliati, ormai non c'è più rapporto, ormai è guerra totale, quindi Finché, finché sarà questa la situazione, finché Bartomeo e la Giunta rimarranno attaccati alla poltrona, sarà questa purtroppo la situazione. E noi tutti i tifosi del Barça ci auguriamo che possa finire il prima possibile. Eh sì, uh, perfetto. Allora Francesco, io ti ringrazio per essere stato con noi in questa puntata, la prima di tante puntate. Speriamo finalmente ce l'abbiamo fatta. <ride> Grazie e... a te. Ti ringrazio davvero di essere stato con noi. E... Ringrazio ovviamente se lo potete seguire dappertutto. Ve l'ho detto, scrive su Todo Blaugrana, Liverpool Italia, numero 10. Quindi lo potete trovare ovunque e lo troverete ovviamente nelle prossime puntate di Today. Grazie mille, Fra Francesco. Grazie a te, grazie a Radio Barsa Italia e un caro saluto a tutti voi. Ciao. Eh, Tony Bragulatti prima ci ha segnalato una cosa molto importante, cioè che l'Eurolega Olimpia Milano 78, Real Madrid 70, quindi sconfitta del, del Real Madrid, in Eurolega. e Chiedo alla regia di mandare il video della vittoria del Barça in Eurolega per analizzarla. Kalathis taking on the three and making it. Astonishing. Two thirds. Now Kalathis found by O'Tell for the three and he got his second to go. What about Nick Kalathis from distance, Kalathis to Davies. Courage for the three. Yeah, that's Karl Courage's range. It's the second similar triple. The three point shooting has been behind the turnaround. For Barcelona, Tell and Kuric, Higgins gets it off the glass and in. Intense defense from Panathinaikos, but not intense enough to stop Corey Higgins. It gets a shot away, it's no good, and Papianis can't get the tip in. As oh, nice pass from Hanger, and that's finished by Oriola. Shows that. Panathinaikos have had nearly all of them, we'll see that graphic again later. A finish, no good, they don't get another chance, Hattell for Higgins, off the backboard and in after the feed from Hattell. And it's turned over by Foster in the end, so can't add to the lead. Higgins with the feed, oh! Brandon Davies with the thunder dunk. Barcelona into the lead, this was the first, Higgins with the pass, and Davis with the ferocious inside to Smiths. Back for up. Sends up the three. Adam Hanger. Well, there's a good time to score your first points of the game. is getting the screen from Davies, who rolls now. It's kicked out for Courage. Can he find his range? Yes, he can. Carl Courage can. Into the corner for Kalathis. Courage. up for three. And Adam Hanger. Just as he started over. Eccoci e buonasera Maurizio Cravello. Ciao Giusti, buonasera a tutti. Grande partita del, del Barça, e come ci fanno notare poi dai commenti, sconfitta del Real Madrid, che è sempre importante sottolineare, contro Olimpia Milano, quindi eh, contro un'italiana. Sì, diciamo che ieri sera a Barcellona si è complicato un po' la vita. Eh, contro una squadra non di primissimo piano, pericolosa ma non di primissimo piano, è andata sotto di 11 punti due volte sia nel primo che nel terzo quarto, grandissimo merito essere riusciti sempre a recuperare, non perdendo mai lucidità e eh, da notare che eh, la partita di ieri sera è stata giocata senza Mirotic, senza Claver e nel, terzo, nel primo quarto si è infortunato pure a Brines e quindi diciamo una vittoria veramente d'orgoglio eh, una partita che comunque poteva essere chiusa tranquillamente nei primi 40 minuti se il, il, il giovane Canterano Martinez non avesse fatto un fallo eh, al, a 7 secondi dalla fine che ha concesso tre tiri liberi al al, al, al Pana eh, e, e ha permesso loro di andare supplementari comunque tutto bene, tre vittorie e una sconfitta eh, ci stanno. Eh, tra, se avesse dovuto dire eh, a inizio stagione tre vittorie e una sconfitta a questo punto erano un giusto eh, pronostico, solo avrei detto che avremmo perso a Valencia e avremmo vinto a San Pietroburgo. Eh, Va bene così comunque. Real Madrid che perde a Milano non mi stupisce affatto perché il Real non mi ha fino ad ora impressionato in Euroliga, ha vinto una partita e ne ha perse tre. E è importante che venerdì prossimo si gioca di nuovo al Palau contro il Real Madrid. Sì, settimana di, di classicos praticamente ci, ci attendono due classici interessanti e questo è un po' il mese dei classicos perché c'è stato il classico eh, nel femminile Real Madrid-Barcellona, quindi ci sarà nel classico nel maschile, il classico di basket. Ne abbiamo davvero in qualsiasi sport. Uh, arriva il commento di Rosario che ci scrive, secondo voi il Barça Basket può aspirare a vincere quest'anno l'Euroliga? Diciamo che come squadra a livello di uomini... Uh, è lì per, per lottare, poi vincere ehm, ci vogliono anche magari anche un po' di fortuna, però ci per lottare tante cose eh, se arrivasse, arrivare alle final four, questo è un, eh, un obiettivo eh, raggiungibile e realizzabile. Una volta che arrivi alle final four, può capitarti di tutto, quindi, eh, in teoria sì, perché in teoria eh, teniamo presente che se eh, mettiamo dentro i tre giocatori che ieri sera praticamente non hanno giocato e eh, il, il pivot ancora mancante eh, è sicuramente una squadra da final four senza nessun problema senza nessun problema oltretutto sto guardando i risultati qua e là tutte le squadre stanno avendo grossi, eh, anche le più blasonate stanno andando a corrente alternata e quelle un po' meno, uh, ritenute un po' meno forti, stanno facendo delle grandissime partite, una, per, una su tutte, il Bayern ha vinto questa sera in Turchia uh, contro il Fenerbahce, una partita che nessuno si sarebbe immaginato sarebbe potuta finire così. e eh, eh, Stessa cosa il, il CSKA addirittura ha addirittura perso in casa contro l'Alba Berlino. Quindi. Eh, sì. Quindi ci sono alti e bassi eh, dappertutto, credo che sia dovuto soprattutto anche a una prestagione che non c'è stata, eh, pochi allenamenti, eh, squadre ancora eh, estremamente eh, poco bilanciate, lo stesso Barcellona perde ancora troppi palloni e, e non ha ancora un attacco eh, fluido che permetta di, eh, di vincere in scioltezza le partite. Dalla parte sua, invece, Sharunas eh, è riuscito già a impostare una mentalità difensiva di primo ordine, tant'è che prima della partita di ieri sera, eh, che si è concluse poi al supplementare, quindi con cinque minuti in più, fino a ieri sera il Barcellona era la prima squadra dell'Eurolega come punti subiti, quindi eh, questo ha un grosso significato. Sì, assolutamente. Eh, vediamo um, questa bella immagine di Oriola Abrines e Sergi Martinez che ieri uh, sulle magliette um, Ma di libertà. Sì, libertà in catalano e una molto bello e da sottolineare come prima abbiamo visto anche il profilo Twitter di Radio Barca Italia che ha ringraziato uh, l'Olimpia Milano per, uh, per questa vittoria così come anche Danilo ci scrive ogni sconfitta dei reali in qualunque sport è sempre una gioia chiaro. E quando c'è questa rivalità ogni volta che il rivale Perde è sempre una gioia in qualsiasi sport, in qualsiasi livello. Può essere anche un amichevole, si, si gioisce sempre. Grazie mille, Olimpia Milano di Pietro Locatelli. E poi c'è il commento di Mario Discepola: Signor Maurizio, lei mi ricorda Ettore Pessina, il telecronista di Sky NBA. Eh, Ettore, allora credo che sia eh, Pessina sia Davide, perché Ettore Messina è il coach dell'Armani. È, eh, eh, Davide Pessina è un, eh, un, eh, è un ex giocatore di, bas di basket mio coetaneo che io conosco molto bene, fra l'altro, perché abbiamo eh, fatto dei campi insieme quando eravamo ragazzini e eh, lui giocava, alla, eh, giocava eh, in Val d'Aosta come primo come primo acchito, poi è andato a giocare alla Berloni, io ho giocato a livelli decisamente più bassi, ma ci, ci, ci conosciamo. Quindi credo che eh, Ettore Pessina sia il mix tra, eh, o Ettore Messina che non lo è, ma Davide, eh, Davide Pessina è, 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 è il commentatore chiaramente di Sky. Grazie mille al signor, signor Dicento. Eh sì, infatti Mario ci scrive, chiedo scusa ho fatto confusione, ma avevamo comunque, comunque Maurizio aveva capito um, il commento. Sergio scrive, grande Maurizio, ovviamente sempre per il basket, sempre il, il top. Ricordiamo che adesso il Barça Basket non si ferma praticamente mai, torna in campo il, il 18, quindi domenica alle e mezza contro il Basconia per, per il campionato, il 20 contro il... Uh, Gusco il Donostia adesso Maurizio. Non so molto bene sì, come sì. si pronuncia questa squadra, una giusto, squadra basca giusto, giusto. e poi, come tu hai ricordato, l'Eurolega torna il 23 alle 21, quindi il giorno prima del classico di, di campionato di Lega, c'è cioè Barcellona uh, Real Madrid. Per questo il primo classico del, del basket, perché poi si incontrano in Eurolega, si incontrano in, um, in campionato. E magari anche in coppa, quindi è il primo di una lunga serie di classicos che vedremo quest'anno nel, nel basket. Non è di secondo piano, comunque, questo classico perché avviene in un momento uh, importante perché uh, il Barça è 3-1 in Eurolega, uh, il Madrid è 1-3. Se si facesse 4-1-1-4 sarebbe già un, un solco di una certa importanza dopo cinque partite. Quindi il Madrid non può fare altro che cercare di vincere a Barcellona venerdì prossimo. Assolutamente, quindi Real Madrid che avrà eh, diciamo molta più pressione e eh, c'è questa notizia di Abrines che anche tu prima hai detto che si è infortunato, una lieve distorsione alla caviglia non dovrebbe non sembrava, essere non sembrava, cioè subito quando eh, si è fatto male l'hanno portato fuori a braccia eh, sembrava qualcosa di più grave, poi già subito dopo pochi minuti passeggiava eh, zoppicando un po' lungo, eh, lungo il perimetro di gioco e secondo me magari non domenica contro il, contro il Basconia ma per venerdì prossimo contro il contro il Madrid ci sarà e spero che, ci, che rientri anche Mirotic che finisca eh, il periodo di, di quarantena e possa giocare anche lui eh sì, perché sarebbe un'assenza davvero pesante contro, il, eh, contro sì. il Real, magari poi contro il Basconia anche contro il Posquo, poi fare a meno di lui, ma contro il Real un mirotitio in più, magari qualche problema te lo risolve. Eh, <ride> Problemi soprattutto dal punto di vista eh, di eh, equilibrio di squadra, nel senso che ieri sera... Eh, il Barça ha dovuto giocare con tanti minuti. Con Rick Smith, che ha giocato benissimo, e Pustovini, poveraccio, che è quello che è. Eh, e quando c'era in, in campo Pustovini, purtroppo si vedeva che eh, la squadra soffriva perché non aveva abbastanza equilibrio né in attacco né in difesa. E con Mirotic. Eh, ti, eh, eh, almeno uno barra due giocatori eh, lo seguono su, eh, su tutto il perimetro del campo aprendo delle possibilità per, per, per i compagni che eh, possono, possono sfruttare decisamente bene e poi in difesa eh, mi non è affatto uno scarso è uno che ci mette in un sacco di impegno eh, è un campione tutto tondo ecco assolutamente Mario Discepola sempre ci scrive il Real Basket ha 9 titoli europei anche lì hanno una mentalità pazzesca purtroppo eh, sì Pazzesco. diciamo eh, non e, possiamo e dire che rispetto, al, che rispetto al calcio eh, se li sono guadagnati eh, eh, dal punto, punto di vista della pallacanestro, mm. eh, canestro ci sono state poche partite sulle quali discutere infatti non amo mai eh, puntare il titolo contro gli arbitraggi, se vi ricordate non l'ho mai fatto, neanche quando, recentemente quando abbiamo perso in malo, in malo modo eh, sia contro il Madrid in Supercoppa che ancora di più contro il Vasconia la finale di, della, della Liga Indese dell'anno scorso, eh, ritengo che chi alla fine mette un punto avanti ha più eh, merito di altri. Poi ci sono stati nella storia della pallacanestro. Eh, Brutti, eh, brutti episodi con arbitraggi scandalosi però non, 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 non ritengo che mh, le vittorie nostre e le vittorie loro siano state meritate. Eh sì, assolutamente. Poi eh, bisogna dire che Florentino Perez sul calcio e sul basket. Punta, punta praticamente tutto. Il Real Madrid rispetto al Barcellona mh, non è una polisportiva a tutti gli effetti, perché eh, sì, ha la squadra maschile, adesso anche la squadra femminile, il basket, il Barça, in più ha eh, la palla a mano, il futsal, quindi il Barça punta anche su tanti altri sport. Eh, ci sono anche sport non professionistici. C'è anche se non sbaglio la palla a volo, c'è l'hockey su prato. Il Barcellona ha tanti, tanti altri sport, ha 41 titoli europei eh, non è una cosa ehm, da poco vincere 41 titoli europei con in, più o meno so, tutte le squadre eh, sperando di aggiungerne altri magari nel corso di, di questa stagione però eh, al, alla fine dobbiamo dare a quel che è il di Cesare cioè che Florentino Perez sul basket e sul calcio ci punta e alla fine eh, vince. Nel calcio tralasciamo, però nel basket, alla esatto. fine, quando hai una grande squadra, vinci. L'unica cosa che si può dire è che eh, eh, ma capita a tutte le grandi squadre, eh, non, sono in un momento un po' di transizione, perché sono una squadra oggettivamente un po' in là con gli anni, mediamente, mentre invece il Barcellona ha avuto una, degli anni non eccezionali, però ha saputo pianificare molto bene e soprattutto. A, a, a mio parere ha investito bene eh, ne, in, negli ultimi anni nei giocatori che doveva che doveva, che doveva prendere e mirotic clates eh, speriamo eh, nel mister x che non non, non non nominiamo ma sappiamo chi potrebbe essere eh, chiaro che eh, in, in questo caso qui poi eh, con, conta tutto conta l'allenatore ecco, quando eh, dicevamo l'altra settimana la differenza tra il madrid e il barcellona di oggi e soprattutto il fatto che il madrid ha un'ossatura di squadra di dieci anni quasi con gli stessi giocatori e fa una bella differenza giocare una, una, una pallacanestro con, eh, con 5-10 anni di esperienza con quasi gli stessi giocatori rispetto a una squadra che è stata assemblata eh, bene nell'ultimo anno ma ha cambiato l'allenatore e gioca assieme da un mese. Assolutamente. Carmelo ci chiede, il Barça quanti titoli europei ha nel basket? Eh, tre. Mm intanto Mario Discepolo poi dice la differenza è che Perez acquista gente con mentalità vincente, questo lo disse anche Messi a suo tempo uh, vincono anche giocando male, poi ha continuato hanno avuto grandi favori arbitrali in Champions però tre di fila non le vinci se non hai una mentalità di ferro, in questi tre anni hanno vinto 1-3 a a Monaco Parigi 0-3 a Torino contro la Juve eccetera eccetera, eccetera. quindi eh, Ovviamente ha ragione, Mario, dobbiamo dirlo, noi siamo di parte perché siamo tifosi del Barça, però, alla fine. E la mentalità vincente, Real ce l'ha perché tre champions di fila tralasciando magari gli errori arbitrali che ci sono stati, però dobbiamo dare a Cesare qualche al di Cesare: il Real ha una mentalità vincente. Aveva una grande squadra, e, e ha vinto tre champions consecutive. Se non hai una mentalità vincente, Maurizio, tre Champions consecutive, non le vinci. Assolutamente. E, e poi devo dire la verità: che chi è stato penalizzato. Dal Madrid più di tutti non sono stati tanto la fina, le finali, nelle finali, sono è sempre stato il Bayern di Monaco quando li ha incontrati nelle semifinali o nei quarti di finale, che ha subito degli arbitraggi pazzeschi, eh, roba da, roba da, da follia, e, e, e sono sempre usciti per colpa loro. Ma poi, dopodiché, quando sono arrivati in finale, loro la finale l'hanno sempre vinta. Eh, magari con un po' di fortuna vedi eh, la, le, le due con l'Atletico, però eh, voglio dire, alla fine hanno ragione loro Sì, assolutamente eh, Carmelo dice eh, se gli errori arbitrali non ci fossero stati, eh, nulla avrebbe vinte. quindi, vabbè, chiaro eh, in semifinale come ha detto tu Maurizio, contro il Bayern Monaco soprattutto, ci sono stati eh, dei. Degli errori eh, arbitrali molto chiari, magari col VAR sarebbe andato diversamente, chi lo sa, eh, purtroppo col... non possiamo parlare col segno di poi è andata così. Ehm... Io penso sia anche un po' colpa del Barça, serà l'ha vinto tre champions consecutive. Però poi qui si apre una discussione eh, immensa su, sugli errori del Barcellona fatti nel corso degli ultimi anni. Danilo dice: il 2017 è la più meritata. Eh, sì, quando vinsero anche il campionato, avevano due squadre che sì, vinsero sì, quando, meritatamente. È, è l'anno che batterono la Juventus in finale, se non sbaglio. Sì, sì quindi eh, diciamo che. E ripeto, dobbiamo dare a Cesare quel che è il di Cesare, io Real Madrid non lo sopporto, però eh, purtroppo ci sono dei momenti in cui vince perché, perché è forte e lì eh, alziamo le mani. Quella finale 4-1 contro la Juve. In semifinale col Bayern Monaco tanti errori, però la finale fu vinta meritatamente. Ehm, allora, io direi che per questa sera... Eh, Abbiamo finito praticamente tutte le tematiche, abbiamo analizzato tutto: calcio, basket. Quindi io vi ricordo che domani alle 21 c'è Getafe Barcellona, ovviamente il Barça Femminile gioca domenica ehm, alle 12 contro l'Uelva. Il basket, l'abbiamo già detto, quindi eh, praticamente sono giorni di. Puro uh, pur blaugrana, non vi dovete perdere neanche un appuntamento. Noi ovviamente siamo sempre pronti qui ad analizzare tutte uh, le partite del Barcellona in ogni sport, anche Sergio ci ha scritto, c'è anche l'hockey, c'è l'hockey sul ghiaccio, c'è l'atletica, quindi noi siamo qui pronti a commentare qualsiasi cosa, qualsiasi vittoria, qualsiasi partita, qualsiasi notizia. Vi ricordo anche che domani ore 19 ci sarà Angolo Culers con Fabio Cicchini, il prepartita per parlare di questa partita, appunto Getafe-Barcellona, una sfida molto affascinante e poi ci sarà il post partita dentro lo spogliatoio con Radio Barça Italia alle 23:00, poi ovviamente settimana prossima ci saranno tutte le, le trasmissioni perché c'è anche la Champions League, c'è la partita col Ferencvaros da dover analizzare ci sono le partite di adesso quindi non potete non dovete perdervi neanche un appuntamento e vi ricordo che potete mandare i vostri video fatti al Camp Nou o in trasferta una partita del Barça alla mail radiobarcaitaliachiocciolagmail.com o alla pagina Facebook e noi li manderemo come abbiamo fatto oggi. Vi ringrazio uh, per essere stati con noi grazie Maurizio grazie Giussi, e grazie a, a, alla pazienza dei radioascoltatori. Eh, Danilo scrive: È stato un piacere con tre ospiti di livello, grazie Danilo, anche Carmelo, complimenti come sempre um, stati migliori buonanotte, grazie per la compagnia, grazie a voi perché ci seguite puntata dopo puntata a qualsiasi ora, qualsiasi giorno ci seguite e commentate davvero, grazie mille. E ci vediamo alla prossima puntata di Today. Buonanotte a tutti! Ciao! La final de Wembley fue la primera Copa de Europa que ganaba el Barça en toda su historia. Y si marcas el gol ganador, desde luego te conviertes en el héroe de la noche. Y ese sentimiento fue muy grande y es un gran recuerdo que aún tengo.